io volevo semplicemente darvi una notizia, visto che si parla di volontariato, che è successo, il volontariato si sta già morendo, esiste al 30%, voglio dire, cioè, per cui il volontariato le coglie, allora se qualcuno lo sa ne prende atto e poi lavora di conseguenza, il volontariato sta esaurendo, perché è un problema poi, perché i giovani non sta neanche in mente e noi abbiamo la grande età dai 65 in su, va bene? Con delle punte di eccellenza da 72-75, per cui non contiamo più sul volontariato, perché il volontariato è il serotto, va bene? Una. La scuola, anche qui un grande scopo, io sono anni che parlo di collaborazione, perché l'educazione sportiva o la fa la scuola, noi non siamo in grado di farla, per motivi di età, di stupidità, perché quando vai in campo pensi a me, parlo per noi, per me, io rappresento lo stato di calcio, quindi, allora il discorso con la scuola è importantissimo, però se la scuola avesse la facoltà, la capacità, la professionalità, la voglia, i fondi, i soldi per intervenire, ma beh, come parliamo? Io ho 90 anni, ho fatto tutte le mie scuole senza palestra, mio figlio è il primo, idem come sopra, l'ultimo anche lui, e siamo nel due, però parliamo di scuole, di strutture, eccetera, eccetera. Allora, a monte, poi dopo qualcuno risolverà il problema, non lo so. Qualcuno ha parlato qui che non facciamo campi da calcio perché è giusto incentivare gli sport. Allora, prima di dire delle cose, bisogna anche sapere quanta gente fa calcio, perché e quanti campi ci sono, e quanti campi c'erano 30 anni fa e quanti campi ci sono adesso. Perché da allora adesso ogni tanto sparisce un campo, sparisce perché ci va il baseball, e va bene, è di moda il baseball, e va bene, via Piacenza, eh? La Ghindè però. Ci va al rugby, sparisce il moletto, benissimo. Al baratta ci manda i condomini, sparisce il campo, va bene. C'era la TGC a San Lazzaro, c'era il campo, non si sa cosa ci sia adesso. Non si sa cosa ci sia. Bene. La cittadella cosa c'è? Insomma, c'erano 4-5 campi, va bene. Albert di Rigatto c'era un campo, e neanche più, diritto marchio. In via Taro c'era un campo, l'abbiamo recuperato noi spendendoci l'ira di Dio, dopo che il campo era stato affidato a una società gloriosa che ci ha fatto solo dei soldi, benissimo, va bene. In via Strobe non so cosa ci sia, potrei andare avanti. Adesso sento dire che a Moletolo altri due campi più quelli dell'allenamento vanno per il rugby, mentre quelli che erano del rugby, che dovevano venire al calcio, no. Allora va bene, facciamo anche per gli sport di noi, per l'amor di Dio sono il primo, perché anch'io faccio lo sport, ormai sono handicappato, per cui potrei stare anche per quello. Però consideriamo che a Parma, società di calcio giovanile, ce ne sono più di 20, una media di 150-180 bambini, va bene, fanno un bel numero. E poi non parlo degli amatori, che i campi sono sempre gli stessi, poi. Allora c'è bisogno o non c'è bisogno? Poi è chiaro che c'è bisogno anche di altro, sulle palestre, sul palazzo dello sport, non mi pronuncio perché non capisco che gestione ci sia nel sotterraneo, sinceramente, è una cosa vergognosa. Noi abbiamo fatto un torneo anni fa, abbiamo utilizzato gli spogliatoi, c'è da vergognarsi. Poi dopo parliamo di Parma, città, pochi minuti, va bene? Io che niente.